Sono già in corso in alcune parti della città i cantieri tappabuche, come si suol dire. Qual è la mappa dei lavori che domani, giovedì, arriveranno qui in Viale Signorelli? Sì, sono partiti i grandi cantieri che riguardano le asfaltature. Quest'anno abbiamo, come abbiamo già detto, messo in campo numerosi interventi e tanti fondi a disposizione proprio per dare una risposta alle criticità che ci erano arrivate e che effettivamente creavano disagio. In questo momento stiamo lavorando nella zona Saione, sono in corso i cantieri in via Po, via Pasqui, via Cecchi, e domani faremo un intervento appunto qua in Viale Signorelli, un intervento anche qui specifico che andrà a risolvere numerose criticità, e proprio per fare questo intervento andremo a chiudere una parte di strada e quindi ci saranno dei piccoli disagi, dato che faremo un senso unico in entrata verso la città, quindi da via Trento Trieste verso il centro città, una giornata proprio per risolvere quelle che sono le criticità e poter asfaltare le situazioni di disagio. Una volta ultimato anche questo intervento ci sposteremo in via 25 aprile, dove interverremo la prossima settimana, per poi spostarsi in via degli Accolti. Sempre con le asfaltature, una volta ultimato il cantiere di Saione ci sposteremo nella zona San Donato, in cui andremo ad asfaltare la parte di ingresso dell'ospedale in via De Gasperi.